E questo riallestimento delle sale di Severini risponde a diversi indirizzi che sono quelli che ci hanno un po' guidato nella concezione appunto di questo che è a tutti gli effetti un museo, anche se un piccolo museo dedicato a uno dei nostri grandi maestri internazionali. E naturalmente firmatario del Manifesto Futurista, uno dei grandi pittori italiani ma di dimensione europea che il Novecento abbia avuto. Europea anche perché, come si sa, Severini ha vissuto lunghissimi anni in Francia, in Svizzera, ha lavorato moltissimo anche per collezionisti americani ed oltreoceano e in fondo con Cortona nell'economia, diciamo, della sua lunga vita ha avuto un rapporto temporalmente più limitato rispetto agli altri grandi soggiorni, appunto in Francia e poi a Roma, e nuovamente a Parigi nell'ultimo ventennio della vita. Però, appunto, Severini aveva in qualche modo un grosso debito con Cortona. Perché, come abbiamo cercato di dimostrare, ha sempre riconosciuto dentro di sé la forza e la potenza delle radici di questa terra, di questa città, dalla quale si era allontanato giovanissimo, ma che in qualche modo, ha ritrovato, in se stesso molti anni più tardi. E poi, coltivando queste sue radici di toscano, brusco, sempre un po' controcorrente, e lui appunto diceva di riconoscere in sé proprio questa forza, questa tenacia e anche questa indocilità dell'anima dei suoi abitanti di questa terra, alla quale appunto è stato legatissimo. Giusto quindi che Cortona gli renda questo tributo, giusto che abbia saputo investire e valorizzare nelle opere che a poco avevano costituito il lascito della famiglia, perché questo museo testimonia appunto dell'affetto di Severini per la sua terra, in primo luogo con la donazione della maternità di Cortona, che è uno dei caposaldi della cultura figurativa del Novecento e che si trova qui, in questa piccola, fra virgolette, città. Piuttosto che stare in celebratissimi musei internazionali. Credo che sia una fra le opere più prestate dell'ultimo ventennio. Quindi non c'è mostra che si faccia sulla pittura italiana del Novecento che non abbia un certo punto come punto di svolta di un'intera cultura figurativa, non abbia bisogno di esporre la maternità di Cortona, come da tutti viene chiamata. Dunque, Severini sentì questo dovere morale di lasciare a Cortona la maternità e la Bohémienne, che sono i due grandi capolavori che aprono la prima sala del nostro museo, sala dedicata appunto alla terra cortonese e alla famiglia, cioè i due punti di partenza, la sua terra natale e la sua famiglia d'origine. Con le quali ha sempre avuto rapporti tenacissimi, come dicevo. Poi però la famiglia ha sentito il piacere, l'onore, in qualche modo anche il dovere di radicare intorno a questa prima donazione una serie di successive donazioni che sono venute negli anni, alla fine degli anni 60, poi negli anni 90 e poi recentemente la figlia minore dell'artista Romana Severini ha appunto donato un ingente gruppo di disegni e di oggetti che ci hanno permesso di ricostituire appunto il senso di queste sale. Che provo un po' a riassumere. La prima, appunto, abbiamo detto, incentrata sul rapporto con Cortona e sulla famiglia, sulla sua giovinezza e i protagonisti della sua vita, quindi il padre, con il quale, appunto, del quale aveva ricordi molto felici, una persona che aveva contato molto per lui, anche se era scomparso dalla sua vita presto, e poi la madre, poi le figlie, il piccolo Jacques che è ritratto qui, che purtroppo è scomparso, appunto un altro fratellino scomparso in tenera età, e poi la nonna, quindi appunto questi fondamenti, ecco. Nella seconda sala abbiamo cercato di illustrare i temi
della sua vita, cioè quali sono state appunto le tematiche alle quali l'artista è stato più fedele nel corso degli anni. E quindi troveremo una vetrina con le maschere di Pulcinella e di Arlecchino della Commedia dell'Arte, che hanno costituito un suo tema prediletto fin dalla metà degli anni 20, quindi addirittura fino in epoca cubista, poi molto coltivato negli anni 20, ripreso negli affreschi di Montebuffoni, di cui c'è appunto una riproposizione di una parete in scala 1:1. E poi circondati questi manichini, che sono questi costumi, che sono originali, da una serie di litografie ispirate appunto al tema della danza, al tema delle maschere. Poi nell'altra parte della sala, che è divisa in due, va appunto un video che abbiamo chiamato il Museo Immaginario, cioè quel museo di Severini che è impossibile avere, quello che raccoglie i suoi più importanti e celebrati capolavori del cubismo, del futurismo e poi via via del ritorno all'ordine e poi appunto degli anni 40 e 50 fino alla fine, fino alla metà degli anni 60, in una lunga stagione creativa che non ha conosciuto pause se non nei periodi in cui l'artista era malato, ma anche lì lavorava sempre moltissimo, e che non ha conosciuto nemmeno cali di tensione, perché se c'è una cosa che si può dire di Gino Severini è che la sua tenuta qualitativa è costantemente altissima. E chiunque appunto qui veda da un piccolo disegno, un carboncino, una temperina, un mosaico, un olio. Ecco, interessante anche questo aspetto delle diverse tecniche artistiche che qui possono essere spiegate ai bambini, si possono, credo, fare degli importanti laboratori didattici, perché tutte le modalità espressive, tutte le tecniche sono state impiegate, c'è tutto, dalla scultura al collage fino appunto agli assemblage ultimi degli anni più tardi. E quindi il museo immaginario è qualcosa di affascinante, è un sogno che qui si può in qualche modo incontrare, cioè vedere riuniti 60-70 capolavori che peraltro sono appunto nei musei dispersi nei più vari musei del mondo. Severini, ci tengo a dirlo, credo sia l'artista che ha il più ampio numero di musei internazionali che si sono interessati alla sua opera attualmente, che posseggono la sua opera, dall'Australia a Israele, naturalmente New York, naturalmente Filadelfia, naturalmente Chicago e poi via via in Germania, in Olanda, in Italia, cioè è rappresentato ovunque, è veramente appunto un caposaldo della nostra cultura. E poi con la terza sala torniamo diciamo di nuovo a Cortona, perché è prevalentemente dedicata al grande lavoro nell'ambito dell'arte religiosa, che proprio a Cortona trova uno dei suoi caposaldi nelle stazioni a mosaico della Via Crucis, che sono qui riproposte in video, che vedremo, che peraltro si possono vedere a poche centinaia di metri da Palazzo Casali, e quindi noi spieghiamo che importanza ha avuto questa fase nella sua vita, questa presenza dell'arte religiosa che lui ha profondamente rinnovato. E questo è molto importante da dire, è un argomento al quale in fondo la storia dell'arte, molto interessata naturalmente a celebrare le fasi d'avanguardia, cubismo e futurismo e cubismo, è arrivata piuttosto tardi, ma adesso appunto l'ultimo decennio di studi registra un forte interesse per la sua ripresa delle tecniche, l'uso dell'affresco, la riscoperta appunto di tecniche alle quali si è dedicato, la lettura dei manuali antichi, e poi appunto invece di converso la capacità di trasformare le iconografie più consolidate, se vogliamo più accademiche, in un linguaggio nuovo, brillantissimo. E quindi dentro la sala le fotografie, i video e i materiali in movimento ci riportano appunto questo mondo dell'arte religiosa in Svizzera romanda e poi appunto in Italia, che proprio a Cortona qui si chiude, direi trionfalmente, con il mosaico di San Marco,
che è bellissimo e che appunto avvia la strada della Via Crucis. E qualche punto di teatro siamo riusciti a cercarlo, l'abbiamo, come la ricostruzione dell'atelier, siamo abbastanza immersiva, ci si trova di fronte appunto alle sagome, alle fotografie dell'artista e della moglie, intorno agli oggetti veri, questi che lo circondavano nel suo atelier e che sono stati appunto diciamo le lettere con le quali ha costruito il suo straordinario alfabeto figurativo.